Qualcuno, quando venne fuori la notizia del suo acquisto, per esprimere la propria gioia, prese vernice e pennello e sui muri dello stadio disegnò una scritta gigantesca. Era il 1980 e per anni tutte le volte con l'auto i fiorentini sfilavano sul viale Manfredo Fanti non potettero fare a meno di leggere quella frase. C'era scritto Antognoni più Bertoni uguale Coppa dei Campioni. Facile, no? Sì. Daniel Bertoni da Bahia Blanca in quell'estate lontana fu come Kevin Costner nel film L'Uomo dei Sogni. Il primo calciatore straniero tornato a Firenze dopo anni di assenza. Nel 1980 la federazione aveva infatti riaperto le porte dell'A agli stranieri concedendo ad ogni squadra la possibilità di tesserarne uno. Così, quando venne fuori che il prescelto e Viola sarebbe stato il puntero, Firenze si incendiò di entusiasmo. Daniel Bertoni era infatti conosciutissimo nel mondo. Aveva già vinto il mondiale del 1978 con tanto di un suo gol in finale, mentre nell'Independiente, suo primo club in Argentina, seppur giovanissimo, aveva vinto un campionato, tre Coppe Libertadores e una Coppa Intercontinentale a spese della Juventus, il che a Firenze non guasta mai. I successi lo avevano così portato a giocare in Spagna, a Siviglia, dove si presentò Tito Corsi e grazie a un assegno di 2 miliardi e 800 milioni di vecchie lire lo conquistò alla causa viola, facendo sognare Firenze e armando la mano al pitturatore dello stadio. L'inizio a Firenze per Bertoni però non fu semplice. Lui segnò al Catanzaro il primo gol di uno straniero in Serie A, ma poi le cose non furono in discesa. Daniel pagò un ambientamento difficile con un nervosismo in campo che gli costò due espulsioni con diverse giornate di squalifica. La svolta avvenne con il cambio in panchina. Esonerato Carosi, il nuovo mister Giancarlo De Sisti progettò infatti per lui una nuova posizione in campo e nella gara con la Juventus del febbraio del 1981 gli tolse dalle spalle la maglia numero 11 per consegnargli la 7, quella che era stata di Meo Menti, di Juligno e di Amrin. Chi dice che nel calcio i numeri non hanno una loro magia non conosce la storia di Bertoni. Con quel nuovo segno distintivo sulle spalle, il puntero argentino divenne fondamentale. Bravo, bravissimo negli inserimenti, Daniel possedeva un modo unico di piazzarsi in campo, quasi nascondendosi sulla fascia per poi apparire all'improvviso e piazzare l'assist o la giocata vincente. Un tanghero del Prato Verde col dono della smaterializzazione. Già, il tango. Diceva Carlo Sgavito che il segreto del tango sta in quell'istante di improvvisazione che si crea tra passo e passo. Rendere l'impossibile una cosa possibile, ballare il silenzio. E cosa faceva Bertoni quando partiva palla al piede se non improvvisare e rendere possibile un dribbling impossibile? Incantare il caos musicale dello stadio in un passo deble calcistico, magico ed esaltante. Per questo suo modo crepuscolare di giocare, quasi fosse accompagnato sempre dalle note di Carlos Gardel, nacque la leggenda che lui scegliesse sempre di stare nella parte di campo dove c'era l'ombra per non sudare troppo. Leggende.
che non mutarono il carattere guascone dell'uomo, irridente con l'avversario e ammiccante coi tifosi. Ogni volta che segnava, baciava la maglietta e poi correva sotto la curva. Per questo era amatissimo dai ragazzi della Fiesole e più criticato dagli esigenti appassionati della tribuna e della maratona. La sua classe cristallina a Firenze esplose però in tutta la sua luccicanza nella stagione 1981-82, quella dello scudetto perso all'ultima giornata. Quando Antognoni si infortunò nell'incidente con Martina, Bertone si caricò sulle spalle la fiorentina, divenendo un giocatore a tutto campo che trovava spesso la strada del gol e formando con Ciccio Graziani una coppia d'attacco travolgente. Peccato che tutto ciò si accompagnasse a un carattere non propriamente da atleta. Bertone non amava solo il calcio, ma anche ciò che circonda il calcio, e dunque amava le auto, amava le belle donne, amava le fughe notturne. Una vita dissoluta che probabilmente fu la causa della brutta epatite che si prese durante il campionato 1982-83 e che lo tenne lontano dai campi di gioco per alcuni mesi. I Pontello stravedevano per lui e in molte occasioni perdonarono e coprirono alcune sue leggerezze, che per la verità tanto leggere non erano. Ma nell'estate del 1984 gli stessi Pontello cominciarono a pensare che il suo ciclo a Firenze fosse finito, andando a cercare nel mondo un grande giocatore che potesse sostituirlo. Per tutta l'estate si rincorsero i nomi dei possibili sostituti, ma quando la società, dopo 97 gare e 27 gol segnati, gli comunicò ufficialmente che lo avrebbe ceduto al Napoli, nella sua casa, sotto la collina di Fiesole, Bertone si mise a piangere. Eppure sapeva di andare a giocare a fianco di Maradona, ma l'idea di lasciare Firenze, di abbandonare la fascia sotto la tribuna da cui amava partire per poi perdersi nell'emozione inebriante del dribbling, era per lui comunque motivo di dolore, dolore fino alle lacrime. Bertone a Firenze tornò il 13 gennaio dell'anno successivo indossando la maglia numero 7 del Napoli, il numero della sua magia. Accanto a Maradona umiliò la triste Fiorentina di quel periodo. Socrates, il brasiliano acquistato per sostituirlo, giocò una gara orrenda e dopo essere finito con la testa nella neve venne sostituito a inizio ripresa. Quella domenica di gennaio in tanti allo stadio si resero plasticamente conto di aver perso troppo presto un giocatore ancora fortissimo, un tangheiro capace ancora di ammaliare al ritmo struggente di una milonga. Sugli spalti nevicava, ma nel cuore dei tifosi c'era ancora più gelo.